Buongiorno, eh, ringrazio Poesia Festival per l'occasione dataci. Eh, Stefano Simoncelli per essere qui, che ritengo uno dei grandi poeti della poesia contemporanea. Eh, Simoncelli, nato nel 1950 a Cesenatico, da diversi anni vive ad Acquarola sulle colline di Cesena. Eh, tengo a ricordare eh, che è stato uno dei redattori della rivista Sul Porto, quella rivista di letteratura politica che eh, negli anni '70 coinvolse eh, grandissimi menti eh, poetiche, anche letterarie. Quindi pensiamo a Pasolini, eh, Raboni, Giudici, Bertolucci. Eh, fu una, davvero una grande rivista in quei tempi. E ci tengo anche a dire che. Stefano Simoncelli ehm, con la raccolta Via dei Platani, nel, edita nel 1981 da Guanda, venne eh, postfatto da Franco Fortini. Ecco, siamo oggi qui a presentare il barelliere del turno di notte, eh, un barelliere, scusate, del turno di notte, che ehm, è edito sempre dall'editore Pequod. Eh, che ci riporta visivamente, eh, già il titolo, ma anche emozionalmente alla immane tragedia di questi ultimi anni, eh, che in qualche modo tutti eh, abbiamo passato e comunque abbiamo, ci ha toccato direttamente o indirettamente. Ma eh, in questo io definirei aureo libricino eh, come d'altronde dal in tutta l'opera di, di Stefano Simoncelli. Il poeta, partendo sempre dalla quotidianità, eh, fa scorrere sotto traccia qualcosa d'altro, eh, quasi parafrasando Shakespeare, eh, quella sottile materia di cui sono fatti i sogni. Allora ecco che corrono paralleli nel verso eh, sicuramente i giorni oscuri, eh, nei quali lo scrittore dà prova di essere entrato davvero. Eh, con l'occhio lucido, quasi impietoso del, del cronista, ma anche eh, il loro risvolto metafisico attraverso certe magistrali fughe oniriche eh, che appunto si distendono sempre nella pagina eh, creando realtà parallele, rafforzate io direi rispetto alla nostra. Quando Stefano dice mi permetto, Stefano... Eh, per le strade fermano tutti, mi hanno scritto. E all'alba ho sognato periferie che sparivano nella nebbia e fanali di posti di blocco che illuminavano il niente. Da dove usciva mia madre con il capottino rattoppato e le scarpe distrutte dei giorni in fuga in cui fuggiva da rastrellamenti tedeschi. Ecco, questo è poi continua la poesia, questo è il tratto caratteristico della scrittura di, di Simoncelli, che proprio per originalità e ampiezza costituisce davvero, io penso, un unicum nella poesia eh, contemporanea. E allora mh, è, mh, è difficile non avvicinare questa poesia alla eh, forza visionaria, no? anche di quella grande tradizione eh, romagnola del Novecento, non solo letteraria e poetica, non so, io penso già a Raffaello Baldini, assolutamente, ma anche e soprattutto quella tradizione cinematografica, perché eh, gli incontri che eh, Stefano Simoncelli porta in scena sono in qualche modo eh, non solo incontri, sono delle epifanie, epifanie laiche sicuramente, quindi apparizioni, che scuotono tutti noi, scuotono il lettore, e eh, a tal punto che il lettore è portato subito a rielaborare il suo vissuto, proprio da, 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 questa, da queste letture, la realtà che ci circonda. Quindi gli uomini e le donne che appaiono in, in, nei, nei libri di, di Stefano, ma eh, anche si pensa a questo ultimo, al di là di poche eccezioni, tra le quali vabbè, ricordiamo illustri amici, Enzo Siciliano, Ferruccio Benzoni, assolutamente. Ecco, le persone che appaiono sono Appartengono a quella folta schiera di persone eh, e di figure anonime, ai più, ma eh, così esemplari per il loro modo di essere, per, il, per la loro vita così schietta, eh, senza infingimenti, che davvero eh, vale la pena di, di leggere, di leggere eh, questi versi per ascoltare eh, il modo in cui queste, eh, questi uomini, queste donne vivono i loro giorni. E certo queste ombre, io così le chiamo perché eh, sembrano proprio ombre che si affacciano eh, in, in questo libro, eh, sembrano affacciarsi eh, dal, da questo lumicino flebile del, del, del passato no? e, rianimare, e rianimare proprio loro, per paradosso, questo tempo che è quello pandemico che invece è così morituro, così moribondo, così mesto. E questo è questo il contrasto forte che Stefano riesce sempre a portare nei suoi libri. E cioè, come dire, le ombre che rievoca sono ombre più vivide degli stessi vivi. E questa è la cosa, secondo me, davvero scuotente. Il lettore è anche davvero... Eh, il punto cardinale della, della sua poesia. Figure, come dicevo, fuggev apparizioni fuggevoli, però che portano con sé un gesto, un sorriso, ma anche un'incolmabile malinconia. Ma tutto questo, eh, come dire, eh, riempie in maniera. Eh, piena e di significato altro appunto la nostra, la nostra vita eh, e anche questo appunto come dicevo tempo pandemico che vorrebbe come dire rinchiuderci circoscriverci eh, e cambiarci definitivamente e invece ecco riaffiora nel libro e qui eh, intanto concludo eh, riaffiora nel libro questo tempo altro che è appunto il tempo della poesia che va parallelo al tempo quotidiano no? e che, che ci prospetta altre direzioni altri mondi che sono vivi, altrettanto vivi rispetto a, a quello materiale di ogni giorno che noi viviamo ecco per il momento io mi fermo qui e appunto eh, inviterei Stefano a, a leggere delle poesie dal barelliere. Grazie Guido, sei sempre molto generoso nei miei confronti. Eh, il, mio, il mio amico e, e, e grande il maestro Vittorio Sereni diceva che, mi diceva che i poeti non devono parlare, meno parlano meglio è, ma devono leggere i loro testi. Io dirò semplicemente una cosa riguardo a questa placchetta di 20 poesie che ho scritto come tanti poeti durante la quarantena, durante il lockdown. Indirettamente ho parlato del, del, del virus, è, stato, è un testamento, nel senso che a un certo punto ho capito che potevo anche prenderlo io, il Covid, e che alla mia età ti potevo lasciare le penne insomma no e quindi ho fatto quasi tutti i giorni una specie di diario un testamento è un testamento ho detto ci sono le persone che ho amato i libri che ho letto e ci sono naturalmente anch'io sono diventato più debole suggestionabile smemorato e mi accontento di quello che ogni tanto ricordo, del poco che mangio, del troppo che bevo e intanto aspetto, non so più chi o cosa, sintonizzandomi ogni notte sulle onde radio del silenzio. A Odessa ho visto gli ipocastani vestirsi di una foschia elegante e il Mar Nero fare la ruota come un pavone. Era l'alba di gelo di un altro giorno di novembre e viaggiavo nel cassone scoperto di un camion verso un'impronunciabile destinazione, con tre marinai ucraini ubriachi in attesa di imbarco ed espulsi da tutte le birrerie del centro. Non esagero, ma mi sembrava che i fossi si buttassero da una parte quando passavamo. Tremo ancora a pensarci in piedi davanti alla finestra del quarto piano mentre la notte, se si può definire notte questa, senza ladri di appartamenti e composti di blocco i quadrivi, mi viene incontro turbinando. Tra poco uscirò di nascosto con un giaccone di pelle troppo nuovo e stretto per essere il mio. In, questo, in questa placetta c'è la figura di mio padre che viene fuori abbastanza, come sempre, insomma, è la mia ossessione. Mi sento fuori posto, in ostaggio, e se potessi mi catapulterei sulla panchina zoppa, nella sponda sinistra del canale, la più esposta a eventuali palpiti di brezza e all'ombra balsamica dei pini dove mio padre, ormai senza respiro, andava a sedersi nei lunghi e affosi pomeriggi d'estate per fumarsi una sigaretta in pace e guardare le nude gambe abbronzate delle ragazze che gli passavano accanto tornando verso sera dal mare. <coughs> Qui appare, c'è un nome di un poeta che mi piace molto, che ho molto amato, si chiama Gottfried Ben, è un tedesco, un grande poeta. Non si può morire più di peste, nemmeno di paura e di fame, mi dico spegnendo la luce su un'altra veglia senza pace. Il dottor Gottfried Ben lo sapeva. Nel profondo del suo cuore è tormentato, gli orrori che erano stati commessi a Buchenwald. Era a conoscenza di altre cose spaventose, nella stretta insonnebara di lenzuola e coperte, scaraventata tra le forsicce. Gli uomini dimenticano in fretta, e tu sei morto lì, sulla polvere della provinciale schiacciata e dai tiri in transito notturno, forse verso le fosse comuni, scavate negli spazi dove ieri in una park sfavillavano come astronavi. Qui faccio invece un piccolo elenco di tutti gli autori, dei romanzieri che amo e che continuo a leggere, io leggo sempre gli stessi libri da anni. C'è un angolo di questa vecchia casa in via dei platani, una rientranza tra muri portanti con il lavello e il rubinetto dove l'acqua che scorre odora di mia madre, mentre mi lavo le mani e la faccia. Seguo le disposizioni. Appena entrato mi tolgo le scarpe da tennis e se potessi non respirerei, morto dentro una casa di morti. Anche quello che leggo non parla d'altro. Percentuali spaventose di contagi, ricoverati in terapia intensiva e degli scomparsi, numeri taroccati. Al ribasso, truccati, una svendita di corpi ammassati in palestre dove ieri si allenavano i ragazzi e le ragazze della pala mano. Per farmi coraggio, penso ai libri che mi precipitavano addosso e le mani che mi tremavano, girando le pagine di Dostoevsky, Tolstoi, Fitzgerald, Hemingway, Selin. Faulkner, Nobokov, Chandler, Georges Simenon e altri compagni insuperabili di notti insonni, febbrili, illuminanti e di albe così sorprendenti, ubriacanti e misteriose, che sembravano ai miei occhi abbagliati e tra i capogiri voli di angeli. Questo è, è un sogno che ho fatto e, e qui c'è sempre ancora mio padre che viene fuori. Mi accompagna, insomma. Poco prima dell'alba, in un sogno in bianco e nero, ho visto mio padre senza cappotto nella neve, che gli arrivava fino al ginocchio, mentre avanzava in cortile caricando il peso sulla gamba buona, quella destra, e mi chiamava con la sua voce da tenore che non ha più eco. Chiedeva che lo andassi a prendere e me lo caricassi sulle spalle, che non ce la faceva più, diceva, a salire le scale e non aveva fatto in tempo per un imperdonabile errore di calcolo o imprevedibile intromissione del diavolo in persona a costruire una carrucola di canne, di bambù e acciaio, che lo tirasse su di peso con corde, liane o chissà che altro intreccio, fino al terrazzo del secondo piano, da dove guardava il mare d'inverno. Qui c'è un altro poeta, compare, si chiama Osip Mandelstam, è un altro poeta che amo disperatamente. Questa notte ho letto Mandelstam e più tardi l'ho visto in un sogno che raccoglieva dei bucaneve e mangiava bucce di patate incrostate di ghiaccio. La poesia... Mi dicevo un amico molto più saggio ed esperto, può fare anche male, ferire e spingere al peggio se non si ha il rispetto e il giusto timore che merita un grande avversario. A quei tempi scrivevo impresentabili versi da cestinare e non è detto che le cose adesso vadano molto meglio come mi suggerisce Marco, il miglior fabbro, ma ho raccolto dei ciclamini selvaggi, dove la collina fugge verso il cielo, e messo un coperchio di latta sulla pentola con le patate, perché non le mangino i topi, topi come Bertoni, no, i nostri topi. Qui invece è un incontro che ho fatto... Quante ne devo leggere? Basta. Qui c'è un incontro che ho fatto a Roma quando ero un ragazzo. Un ragazzo. E sono entrato, mi hanno invitato una sera, sono andato con un mio amico Vincenzo Cerami che non c'è più purtroppo. E siamo andati in questa villa e in questa villa c'era Sergio Leone, quello dei spaghetti western. I tempi che ci trascinano via. Scusate. In tempi che ci trascinano via, tutti ci abbiamo provato, chi più o chi meno, con passione, ma nessuno è riuscito a portare qualcosa di nuovo. E il vecchio è ancora qui che beve e fuma lunghe sigarette aromatiche, seduto su una poltrona, come una sera a Roma. Non ricordo nella casa di chi e per cosa. Ho visto Sergio Leone, il re degli spaghetti western, che adorava mio padre. Sembrava un Buddha, cui non sfuggiva sillaba, ma non ha detto una parola. Ci guardava e basta, finita lì. Compativa dei giovani arroganti, chiassosi, sfrontati e molto stravolti che si credevano degli scrittori, poeti, e registi. Dentro non avevamo niente, ma cercavamo, questo sì, qualcosa. Quando, alcuni anni dopo, ho visto la matinée di un cinema a Bologna, l'ultima inquadratura su De Niro, che sorride nella fumeria doppio, in cera una volta in America, ho capito ma non so ancora cosa. Grazie, vai. siete generosi. Vabbè. Grazie, grazie mille. No, non ho capito niente ancora nella vita, eh. ho 71 anni e sono ancora in balia delle onde. E in questa poesia invece compare un mio grande amico, si chiama Ferruccio Benzoni, un grande poeta eh, che, con cui ho diviso, come diceva prima, ma... Guido, l'esperienza di Sulporto, lui a 18 anni era già un poeta fatto, maturo. Io non sapevo neanche da che parte cominciare a scrivere una poesia. Ma lui si vede che ci aveva visto qualcosa, mi ha preso sotto l'ala, insomma, mi ha. L'ho detto più di una volta: insomma, senza di lui, io probabilmente non sarei quello che sono adesso. cioè, sarei so, un allenatore di calcio, sarei un, un tossico sotto un ponte. Ma lui mi ha dato la forza di scrivere delle poesie, la voglia e l'ossessione anche, ormai è diventata un'ossessione. Su qui sono Cesenatico. Non vedo più il paese come prima. Le scie satanate dei gabbiani che inseguivano verso le tre le barche di ritorno dalla pesca. Gli aghi secchi dei pini sul lungomare. Che scricchiolavano in ottobre sotto le suole bucate, e gli angeli che venivano giù travestiti da saltimbanchi per giocare qualche minuto con i bambini, senza ombra, in fondo a cortili che odoravano di alghe avvelenate e qualche volta di morte. Niente, proprio niente come lo vedevo quando passeggiavo con Ferruccio parlando di Hölderling e Scardanelli, dal bar Campari fino al Molo. Qualche guloise e un abbraccio, dove l'alba si spaccava in due illuminando una deserta banchina di cemento. Ci siamo voluti un bene dell'altro mondo. E a volte penso che sia stato lui a suggerire certi versi che non mi venivano. Ma poi no, mi dico. Li avrebbe scritti meglio? È fatica. La sahariana che ho comperato la scorsa primavera mi è larga e sembra di un altro, forse di un morto, il cui figlio l'ha portata al mercatino delusato per qualche euro. Poco alla volta mi consumo, camminando sui passi di uno sconosciuto finito nella fossa comune di un parco. Sbaglio sempre il treno su cui salgo e di notte mi alleno sul silenzio. Leggo l'ultima poesia che chiude la plaquette e qui compaiono le persone della mia vita, mio padre, mia madre, mia moglie morta improvvisamente nel 2005 che mi vengono a trovare. Mi piacevano da morire le piazze e le strade deserte nel periodo del lockdown, potevo vedere chi volevo incontrare, figure di persone scomparse da anni che ritornavano in pieno febbraio, a volte nelle sciarpe di lana e i cappotti, e a marzo con i foulard e gli impermeabili, sempre in fretta, di corsa, ma mai spaventata. Anzi, era con gioia che mi venivano incontro e mi salutavano. A volte vedevo mia madre, che non era quasi mai venuta a Cesena, non le piaceva e si sentiva straniera, mi diceva più che a Parigi. Nel ritardo, zoppicando, arrivava mio padre, che sembrava un attore uscito da una prima mondiale in attesa di un taxi per l'ipodromo dove andava a giocare, mi sussurrava, Babylon Cross nell'ottava e ultima corsa. Alla fine, oscillando sui tacchi, ecco mia moglie, che illuminava il buio che la nasconde ormai da quindici anni, pallida, ma bella come sempre, esile ed elegante. Aveva i guanti all'uncinetto e il cappello di rafia che portava d'estate. Anche se era un freddo cane, e veniva su la nebbia dal fiume, tanta nebbia, un mare di nebbia, e non vedevo più niente. Grazie. Siete gentili, grazie. Pochi, pochi minuti ancora. Bravo Stefano, e ecco, dopo aver sentito questa lettura, eh, ecco questo mette scena il libro, eh, questo variegatissimo coro di somme voci, non solo voci, io le, le chiamo somme, quella magari anonima del barelliere del turno di notte, eh, ma anche tutte le altre, eh, si affacciano tutte appunto nel verso e eh, appunto sono lì a, a testimoniarci e anche a restituirci l'esperienza variegata del dell'uomo, della donna, sempre in bilico tra eh, dolore e questa ricerca affannosa eh, della sfuggente eh, felicità. Naturalmente ecco, oltre questo mondo monocordia, sfittico, dove davvero siamo finiti eh, e speriamo un giorno di vederne un'uscita, un eh, Stefano Simoncelli riesce a pensarne altri di mondi, dove finalmente davvero eh, il lettore può ritrovare ossigeno e anche nuove ragioni di vita. Quindi davvero eh, ringrazio Stefano per la sua poesia, perché davvero è, è dentro la vita ed è uno strumento anche oggi per, eh, per pensare altro, altre vite che sono altrettanto essenziali e vivide come, come la nostra. Io, Ecco, vorrei solo chiedere a Stefano, prima di finire, se eh, lui eh, sta preparando altri lavori, eh, ha degli inediti da, da presentarci. Oh, sì, grazie Guido, ma dopo ti do i 100 euro che... Eh, è un'ossessione, cioè io scrivo tutti i giorni, cioè ho un rapporto con la pagina quotidiana, poi cestino molto, qualcosa salvo. E eh sì, ho già prodotto un altro libro, è una vergogna, è come un libro all'anno, ormai sono una barzelletta d'Italia. Ma non posso farne meno, insomma, è così. La mia vita è diventata questa. La stessa ossessione che, che ha, non so, anche chi gioca a tennis, chi, chi gioca a calcio, cioè tu pensi solo a quello, non puoi pensare ad altro, cioè non ci sono altre strade da, da prendere. E quindi ho pronto un libro dove, alla fine, insomma... Parlo sempre delle stesse cose, eh, parlo sempre dei miei morti. Ecco, un segnale: e alla fine c'è l'ultima sezione, sono delle cartoline che io scrivo a mia moglie. Questa che si chiama Patrizia, è morta nel 2005, improvvisamente una mattina di febbraio, senza nessun preavviso mi ha salutato e via è andata. E quindi ho continuato in questi anni a scrivere delle cartoline dove io parlo con lei come se lei fosse lì con me nella casa, questa casa di Cesenatico dove io vado poco e quando vado mi sento sempre un po' nel tormento, nell'angoscia. E leggo l'ultima poesia che, che ho scritto per lei. Io, per me lei era una principessa, io la chiamavo principessa. Dicono che me la sto cavando e può darsi sia vero. Leggo, scrivo e ogni tanto guardo la tua fotografia, carezzandola con la punta del dito, là dove sorridi benissimo. Come le volte che ti raccontavo qualcosa di divertente o una sciocchezza, se ti vedevo triste, malinconica, il muso lungo. Cos'è che non va, principessa? Ti chiedevo. Sapendo che la colpa era mia, sempre e soltanto mia, ipocrita che non sono altro, tale e quale a mio padre che detestavo, finendo per imitarlo e amarlo più di me stesso. Non me la sto cavando. Affondo ogni giorno un poco. In vecchio stravedo e se allungo una mano dall'altra parte del letto, o se per uno spostamento dell'aria si spalanca e si chiude una porta di colpo, se mi sembra di sentire appena un respiro alle spalle, o se sussurrano il mio nome da qualche parte che non vedo, è a te, principessa, che penso. Grazie Stefano Simoncelli, grazie a tutti voi. A presto!